Salve a tutte e tutti. Volevo fare un video e ho fatto un video. Però che è successo, mannaggia? Ho messo lo spinotto del microfono nell'audio, cioè nella cuffia, in quello della cuffia. Quindi non ha registrato niente. Sono stato 40 minuti così. Beh, io ho fatto questo video perché fra le altre cose la app dell'applicazione per Android di Spreaker, l'attualizzazione non mi permette di caricare programmi. Allora ero abbastanza incavolato di questo. E poi niente, ho mandato tutti i link a Facebook, Google, questo, quell'altro, e risulta che dopo li dovrò cancellare tutti perché ho messo male. Adesso sì, si sta registrando. Io dico, visto che ho fatto 40, faccio 41, volevo già staccare. E invece no, niente. Adesso voglio andare di nuovo a aprire. A aprire Spreaker per cancellare il programma. Ma guarda che imprevisto. Che imprevisto micidiale! Che cosa? Avevo fatto 40 minuti di programma interessante. Però vabbè. Adesso mi tocca eliminare i link, se no i miei amici poi non mi prendono sul serio. Per fortuna che me ne sono accorto, per fortuna. Che cosa? Che cosa? Beh, prima ho mandato i saluti, i miei migliori saluti a Laura Pezzino, che purtroppo ha dei problemi, suo padre di salute. Allora vi pregherei a tutti voi, amici di Google Plus, Facebook, YouTube, di mandargli la vostra solidarietà come ho fatto io, perché ho attualmente uno zio che sta molto male da più di 10 anni e poi ho avuto problemi in famiglia e so che brutto che sia. Quindi non lasciamola sola. E poi anche salutare Elo Viola e il nostro amico Mimmo Corcione ed anche Marco Travaglio. Marco Travaglio, ti seguo sempre fin dagli inizi degli anni 90. Mi raccomando, sappi che io vorrei collaborare col tuo giornale, poi sono disoccupato. Poi mia madre sarebbe contenta. Io lavoro di qualcosa. Adesso Spreaker mi chiede il permesso. Ecco, facciamo senza effetti speciali. Ecco, Spreaker va, andiamo in onda in Spreaker. Care amiche e amici, ciao a tutti voi,
Prima ho trasmesso in Spreaker e in YouTube per 40 minuti, poi mi sono reso conto che avevo attaccato male il microfono e quindi in Spreaker non c'era niente. Dovrò cancellare il programma precedente. No, niente, che io 40 minuti fa mi sono messo a trasmettere perché l'applicazione che ho attualizzato ultimamente è uno schifo di Spreaker per Android, perché non mi permette di caricare più dal vivo, ed era bello perché così ovunque uno stava poteva trasmettere. Poi, fra le cose che ho detto in 40 minuti, perché purtroppo oggi adesso mi è passata tutta l'ispirazione, no, sto cercando di farmi vivo, ma purtroppo quello che ho detto non mi va di ripeterlo, poi non è rimasto registrato. Adesso vediamo di entrare anche in Twitter. Però ecco, quello che ho detto è che a parte queste considerazioni, adesso lo ripeto perché stavo registrando in YouTube e già l'avevo detto, che mandavo i miei saluti a Laura Pezzino, che è una mia amica di YouTube. E adesso che c'ha Spreaker che si non non so, c'ho l'impressione che Spreaker non registri. Almeno sono convinto che YouTube adesso Spreaker. Oh, adesso anche Spreaker trasmette. Cari amici, oggi ho dei problemi di trasmissione. Prima ho caricato un programma 40 minuti, poi mi sono reso conto di avere collegato male il microfono e non ha registrato niente. Tanto Spreaker come in YouTube. Adesso Spreaker mi creava dei problemi. Un saluto Spreaker a Laura Pezzino, a tutti gli amici di Spreaker e di YouTube. Trattavo di dire di solidarizzarsi con lei perché ha delle difficoltà familiari, di appoggiarla. E poi di salutare Amleto, che non so se è sempre lei. E poi volevo salutare anche Elo Viola, Mimo Corcione e Marco Travaglio. Io a Marco Travaglio gli ho detto: sono disoccupato, ma se vuoi collaboro con il tuo giornale Il Fatto Quotidiano, se vuoi un inviato speciale, perché sono disoccupato, mia madre sarebbe contenta che incontrassi un lavoro. Poi vabbè, un'altra volta, perché adesso sono molto stanco, voglio tagliare qui. Parlavo di che volevo essere uno scrittore, su pubblicare libri, che già hanno chiesto di una mia collaborazione per dei canali televisivi che mi hanno chiesto di pubblicare i miei video sui miei cani, e io gli ho concesso solo l'autorizzazione per la liberatoria per un video, il mio cane giocando con il laser, che troverete nella mia lista di riproduzione Il Regno Animale nel mio canale di YouTube Sant'Enchan. Però adesso già mi sono stancato, taglio. Già sono le 18.45, quindi sono dalle 18 che sto qua. Però ecco, volevo dire che la nuova applicazione per Android di Spreaker fa schifo, perché con quella precedente si riusciva a caricare dal vivo e anche a fare dei podcast. Con questa no. O la correggono o io me ne esco da Spreaker. Beh, ciao. Adesso vado a fare merenda, non ne posso più.